Avvocato Nunzia Piro, per i bambini e i ragazzi a questo punto di Casa Micciola una giornata importante nel segno della memoria, ma anche della ricostruzione, della rinascita di Casa Micciola. È importante la memoria e stamattina abbiamo ricordato sia la giornata del 27, che dovevamo festeggiare il 27 gennaio, la giornata della memoria, e anche la giornata del ricordo per le vittime delle foibe. È stato un unico filo conduttore con l'articolo 3 della Costituzione. Devo dire che il commissario Schilardi ha compreso appieno qual era questo filo conduttore, cioè l'importanza della storia, del ricordo per costruire un futuro. E noi Casa Micciola sappiamo cosa significa avere la coscienza della memoria e del ricordo, perché proprio il passato ci deve insegnare a fare scuole più sicure, case più sicure, strade più sicure. E, ecco, è la memoria delle persecuzioni razziali, il distacco del bambino, la vita, i disagi nei campi di concentramento, le privazioni che diedero le leggi razziali del 1938. Possiamo pensare al disagio che hanno avuto i nostri bambini nell'essere allontanati dalle loro case danneggiate dal terremoto. Non è la stessa cosa, però secondo me diciamo, è l'espressione di una sofferenza che i nostri bambini hanno vissuto. E la scuola che tutela la memoria, sia degli avvenimenti del passato e sia delle fragilità del territorio, ecco, stamattina ha dato prova che effettivamente è importante nel bambino maturare il ricordo di esperienze cattive che però possono portare a un futuro migliore. Ed è stato molto commovente l'intervento del prefetto Schilardi, che ha ricordato anche episodi che lui ha vissuto in prima persona e che gli hanno riferito dei testimoni dell'epoca. Ecco, penso che una sinergia tra istituzioni, tra lo Stato italiano che si è manifestato nel nostro territorio attraverso la protezione civile, attraverso tutti i volontari, attraverso adesso la struttura commissariale. Tutto questo servirà a far capire a questi ragazzi che è importante la presenza dello Stato e che è importante la storia. E ognuno di noi deve avere memoria di quello che è successo per avere un futuro. È stato bello anche il passaggio di un brano del diario di Anna Frank, dove una ragazzina di 13 anni fa capire il senso concreto, il significato delle leggi razziali, essere allontanati dalla scuola, avere delle disposizioni su cosa fare, cosa non fare. E penso che oggi abbiamo dimostrato di saper essere vicini ai ragazzi, di capire le difficoltà e di prospettarci un futuro migliore, perché come ha detto il prefetto, voi avete sofferto, però alla fine avrete le scuole migliori, scuole più sicure, scuole più belle, quindi il sacrificio di oggi vi fa prospettare un futuro migliore. Ecco, e noi, questo è il nostro scopo, il senso del nostro lavoro, dei disagi che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere. E quindi va bene così. È stata veramente una bella intuizione quella di associare l'articolo 3 della Costituzione, il principio di uguaglianza, la memoria di orrori del passato, la memoria della nostra fragilità del territorio e la speranza nel futuro. Ecco, abbiamo buone prospettive, i ragazzi hanno partecipato attivamente. Abbiamo dovuto fare due momenti: scuole elementari, cioè la primaria, le quinte, e poi la scuola media, sempre per esigenze logistiche di capienza dell'istituto, però alla fine ci siamo riusciti, è andato bene.